Nel video precedente, cliccate qui in alto per recuperarlo, abbiamo parlato di cosa sia Wikipedia, l'enciclopedia libera in cui il contributo della collettività è posto quale pilastro per la costruzione di una conoscenza universale, comprovata da fonti e condivisa. Wikipedia nasce da un'idea di Jimmy Wales e Larry Sanger nel 2001 e a fronte della straordinaria crescita del progetto, che supera le 100.000 voci nell'edizione in lingua inglese in appena 2 anni, nel 2003 viene fondata la Wikimedia Foundation, organizzazione senza scopo di lucro, con il compito di mantenere i server, costruire il software e progettare le tecnologie che stanno alla base non solo di Wikipedia, ma di altri 12 progetti, tra cui citiamo, per esempio, Wikidata, Wikiquote o Wikictionary. Accanto alla Wikimedia Foundation sono sorte negli anni delle organizzazioni locali indipendenti da essa, ma che ne condividono l'obiettivo di coinvolgere altre persone nella raccolta e nello sviluppo di contenuti educativi liberi, e quindi nella loro diffusione. Ad oggi esistono 39 chapters, tra cui quello italiano, Wikimedia Italia, con il quale ho il piacere di collaborare per questa serie di video. Wikimedia Italia è un'associazione di promozione sociale il cui obiettivo principale è la diffusione del sapere libero. L'idea alla base, come vedremo meglio nel prossimo video, è, nelle parole di Jimmy Wales, che ogni persona abbia il diritto al libero accesso a tutto il patrimonio della conoscenza umana. Si riconosce in questo il sostegno a Wikipedia, che, è importante sottolineare, non è gestita da Wikimedia Italia, in quanto ricordo che solo la Wikimedia Foundation possiede l'infrastruttura digitale che ospita i vari progetti. Restando in tema, vale la pena ricordare come Wikipedia in italiano, e non Wikipedia Italia, che non esiste, sia la versione in lingua italiana di Wikipedia, che, a differenza dei chapters organizzati su base territoriale, è articolata in versioni diverse a seconda della lingua in cui le voci sono scritte. Quindi ticinesi ed altri italiofoni sono i benvenuti. Oltre all'enciclopedia libera, però, Wikimedia Italia sostiene in senso più ampio il concetto di partecipazione al sapere e riflette sulle implicazioni etiche e sociali legate alla cultura libera e al dominio pubblico, di cui parleremo meglio nel prossimo video, attraverso progetti sul territorio, formazione nelle scuole e concorsi fotografici. L'impegno a scrivere una voce su Wikipedia, infatti, è un ottimo modo per imparare a fare una ricerca su un argomento, ad approcciarsi in modo critico alle fonti e a trattare con punto di vista neutrale i fatti. Diversi progetti nelle scuole sia primarie che secondarie hanno permesso a studenti e studentesse di approfondire alcune tematiche e di produrre contenuti condivisi nello spirito collaborativo che informa le attività di Wikimedia Italia. Inoltre, la collaborazione con musei, archivi e biblioteche rappresenta per questi ultimi un'opportunità per far conoscere il proprio patrimonio culturale e al contempo arricchisce i progetti di Wikimedia di contenuti provenienti direttamente dal territorio. E al territorio è fortemente legato il progetto OpenStreetMap, che dal 2006 ha visto una comunità italiana impegnarsi nella realizzazione di una mappatura geografica libera. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano sono anche l'obiettivo di Wikiloves Monument, l'edizione italiana del più grande concorso fotografico al mondo. Lo spirito di condivisione della conoscenza si esprime qui con la realizzazione e diffusione di scatti dei monumenti, che vengono caricati con licenza libera Creative Commons su Wikimedia Commons. Per capire qualcosa in più sulle iniziative di Wikimedia Italia, perché non far parlare direttamente un socio? Sentiamo infatti Maurizio Codogno, che è socio di Wikimedia Italia ed è attivo su Wikipedia dal 2004. È laureato in matematica alla Scuola Normale Superiore di Pisa e anche in informatica a Torino. Scrive di divulgazione matematica sul suo blog personale The Il Post ed è anche autore di diversi libri, sempre di divulgazione, tra cui l'ultimo, proprio pubblicato nel 2019, Numeralia. Allora Maurizio, io vengo subito da lei e volevo chiederle che cosa l'ha spinta inizialmente a prendere parte ai progetti di Wikimedia e anche quali sia le iniziative a cui ha preso parte che abbia ritenuto sia stata più costruttiva. Io ho cominciato a lavorare più o meno per caso su Wikipedia perché un mio amico mi aveva chiesto: ma tu hai scritto queste cose, possiamo usarle per l'enciclopedia? Io ho detto sì, non c'è nessun problema. Da lì appunto sono entrato, ho visto che c'erano ben 20.000 voci ai tempi sull'edizione italiana di Wikipedia e allora ho detto vabbè, cominciamo ad aggiungere qualche voce di base sulla matematica, anche perché ai tempi proprio non c'era praticamente nulla. E poi, andando avanti, con un altro gruppetto di appassionati che stavano assieme a me cominciando a colmare i buchi più grandi dell'enciclopedia, abbiamo pensato che avere una struttura separata da Wikipedia, ma espressamente dedicata a favorire la liberazione della conoscenza,
poteva essere utile. E abbiamo fondato Wikimedia Italia. L'iniziativa più importante, beh, ce ne sono state tante, però probabilmente è stata la mia audizione al Senato per parlare della legge di delegazione europea riguardo all'implementazione della direttiva copyright, che, come forse ricordate, è stata approvata dal Parlamento europeo nel 2019 e adesso, entro il 2021, dovrà essere ratificata dal Parlamento. Essendo appunto tra le tante cose il portavoce di Wikimedia Italia, l'associazione ha chiesto di poter appunto far portare la nostra voce e io ho raccontato cosa secondo noi si poteva fare, ovviamente con i paletti dati dalla direttiva europea, però appunto per gestirla al meglio. Allora le chiedo la mia prossima domanda, è perché una studentessa o uno studente delle scuole superiori oppure dell'università dovrebbe decidere di diventare socia oppure socio di Wikimedia, secondo lei? Allora, teniamo conto che ovviamente uno può benissimo lavorare e contribuire a Wikipedia anche senza essere socio di Wikimedia Italia. Quindi da quel punto di vista non c'è certo un obbligo. Però secondo me se uno si associa a Wikimedia Italia dice proprio specificatamente che vuole sporcarsi le mani a un livello un pochino più alto del semplice scrivere oppure migliorare le voci dell'enciclopedia. Cioè, associandosi a Wikimedia Italia si impara ad avere una visione d'insieme più generale. E questa visione naturalmente non serve soltanto per Wikipedia, ma serve anche a noi stessi, se stiamo studiando oppure stiamo lavorando, per vedere le cose da un punto di vista migliore. Allora io le chiedo come ultima domanda, se avesse il doppio della disponibilità economica attuale, in cosa investirebbe questi finanziamenti in più per un progetto di promozione della cultura? Che progetto sceglierebbe di lanciare? Quello che a me piacerebbe davvero avere è una serie di manuali liberamente utilizzabili, sia sulle materie scolastiche vere e proprie, ma anche su temi che a scuola non sono trattati per ovvie ragioni. Nella galassia di tutti i progetti Wikimedia ce ne sono due che possono essere utili in questo caso, che sono Wikiversità, che crea delle lezioni non universitarie necessariamente. Io posso anche fare una lezione per le scuole elementari, per dire. E poi c'è Wikibooks che comprende delle monografie create appunto su vari argomenti. Per cui se noi come Wikimedia Italia avessimo più soldi, sarebbe bello contribuissimo anche finanziariamente proprio per aiutare la gente a lavorare e ottenere qualcosa che non sia semplicemente un unico contenitore come Wikipedia, ma qualcosa che possa essere fruito a pezzi e esattamente per quello di cui la gente ha bisogno. Perfetto, allora Maurizio io veramente la ringrazio per la sua testimonianza e sentire il punto di vista di una persona che ha lavorato tanti anni a questo progetto è sicuramente interessante e anche stimolante per prendere parte anche noi. A presto. Grazie. Wikipedia è libera, così come lo sono i progetti della Wikimedia Foundation. Come tutte le libertà hanno un costo, così la Wikimedia Foundation non potrebbe esistere senza il contributo di oltre 200.000 volontari e donatori, che decidono di sostenere economicamente il progetto e il diritto umano ad una conoscenza libera ed accessibile a tutti. Per essere più precisi, sappiate che se decidete di fare una donazione alla Wikimedia Foundation, e spero che molti di voi mi seguiranno nel farlo, circa il 40% di quello che viene donato va a diretto supporto dell'infrastruttura digitale, quindi garantisce il funzionamento dei siti web, e circa il 34% va invece a supporto dei progetti delle comunità locali, in particolare quelle meno ricche. Altrimenti potete fare una donazione direttamente al chapter italiano, Wikimedia Italia, che è deducibile dalle imposte o designabile direttamente con il 5 per 1000. Ma Wikipedia e i progetti di Wikimedia Italia necessitano anche e soprattutto di cittadine e cittadini che prendano parte alla realizzazione della conoscenza libera. Si può cominciare dedicando il proprio impegno alla modifica o alla scrittura di una voce sull'Enciclopedia Libera, come abbiamo visto nel precedente video. Oppure si può diventare socie o soci dell'associazione. I membri di Wikimedia Italia sono i protagonisti sul territorio della diffusione della conoscenza libera. Tengono corsi, organizzano le iniziative e si interfacciano con le istituzioni. Cosa aspettate a prendere parte all'impresa? Quindi questo era tutto quanto avevo da dirvi in questo secondo video dedicato ai progetti di Wikimedia Italia. Grazie per aver guardato. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella accanto al bottone di iscrizione, per ricevere una notifica quando uscirà il terzo video di questa serie. Parleremo di cosa siano i contenuti liberi, della differenza tra copyright e copyleft e di come il concetto di free software si leghi a quello di libertà digitale.